just like the ones I used to know. Ciao pecorelle, buongiorno e bentornati sul canale. Finalmente arrivo con il tutorial degli alberelli segnaposto di Natale all'uncinetto. Cioè, sono tipo 2 mesi che dovevo girare questo video. Cose che sono successe nel frattempo, vi chiedo scusa, ma l'importante è arrivare. Tengo subito a precisare che non è uno schema che ho inventato io, anzi è un lavorettino, è un progetto all'uncinetto che circola penso da secoli sul web. Ci sono tantissimi tutorial, ci sono tutti gli schemi pubblicati su Pinterest, su Google, su Instagram, cioè non farete sicuramente fatica nel reperire lo schema. In ogni caso, se vi fa piacere, vi beccate il tutorial che ho realizzato per voi. Io ho lavorato 3 diversi alberelli, cioè diversi per colore, ma in realtà la lavorazione è quella. Tra l'altro è un progettino davvero super facile e soprattutto super veloce. E se volete impiegarli come appunto segnaposto per la tavola delle feste, che sia la tavola della Vigilia o la tavola di Natale di Santo Stefano, secondo me è un'idea molto carina realizzarne tanti quanti sarete a tavola. Così che oltre che a fungere da segnaposto, magari potrebbero anche essere un'idea, un cadeau che poi l'ospite si potrà portare a casa come ricordo e magari utilizzare a casa propria come addobbo, come oggettino di decorazione natalizia. Ovviamente questo progettino si applica molto bene non solo come idea per dei segnaposto per la tavola di Natale, ma applicandoci magari anche una solina sulla sommità, sulla punta dell'alberello, possono essere utilizzati anche come addobbo per l'albero. Si possono fare anche delle ghirlande di quella cascata da appendere in casa, quindi è un progettino multifunzione, polivalente, si può davvero impiegare come decorazione di Natale, tutto fare, un po' di tutto. Tipologia di filato e colori sono a libera scelta, a gusto personale, a discrezione. Per quanto riguarda la mia scelta, io ho optato per i classici colori del Natale, quindi rosso, bianco e poi ci ho aggiunto anche un tocco sobrio di beige. Vi lascio il link dei filati che io ho utilizzato giù nell'info box, perché per quanto riguarda il bianco e il rosso ho utilizzato il cotton di Lollocrea lavorato e doppiato, invece il beige l'avevo comprato su Amazon, è di un'azienda spagnola, non mi ricordo il nome, però se vi possono interessare questi filati vi lascio tutti i link sotto nell'info box, altrimenti no problem, utilizzate i filati che avete in casa, quelli che avete in giacenza nel vostro stash a disposizione. Altri materiali di cui avremo bisogno per questo progetto, ovviamente l'uncinetto che vi viene consigliato sull'etichetta del filato che avete scelto. Se vi posso dare un consiglio, dato che questi alberelli vanno riempiti con l'imbottitura sintetica, con il capocca, cercate di lavorare con una misura di uncinetto inferiore rispetto a quella consigliata. Perché? Perché in questo modo le maglie rimangono più serrate, più strette e l'imbottitura così non rischia di vedersi attraverso le maglie. Quindi io ho utilizzato misura 3. Forbici, ago da lana, dalla cruna grande per cucire sempre i codini volanti, poi l'imbottitura l'ho ficcata di là, quindi comunque il capocca, l'imbottitura sintetica che si utilizza per riempire i cuscini, i pupazzetti, eccetera. Poi per decorare i nostri alberelli, nel frattempo la ventola del mio computer è partita, se sentite uno è la ventola del PC che vabbè ogni tanto parte da sola. Per decorare i nostri alberelli io sono rimasta abbastanza sul sobrio, però soprattutto se magari prevedete di doverne fare parecchie, volete personalizzare ciascun alberello non solo per il colore ma anche per la decorazione, potete utilizzare delle applicazioncine tipo nastrini, strass, bottoni colorati, campanellini tipo gli attirangeli, quelli piccolini piccolini, insomma potete davvero personalizzare ciascun alberello come preferite. Io ho deciso semplicemente di applicare un banalissimo fiocchettino fatto con lo spago, però anche qui è a libera discrezione, a libera scelta. Nulla, io vi lascio al tutorial, spero che questo progettino natalizio super atteso, super in ritardo vi piaccia. Spero che possiate realizzare anche voi i vostri alberellini segnaposto per la tavola di Natale o alberellini di Natale non segnaposto ma decorazioni. Se vi fa piacere lasciatemi un commentino qui sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate di questi alberellini decorativi per la tavola di Natale, oppure fatemi sapere se per la tavola di Natale avete creato qualche addobbo, qualche segnaposto particolare all'uncinetto, ai ferri,
quello che volete, insomma. La creatività è a 360 gradi. Non mi perdo in ulteriori chiacchiere, vi lascio al tutorial e ai saluti finali. Ciao! Bene, partiamo subito avviando un cerchio magico. Mi dispiace molto per la luce, ma farò in modo di farvi vedere bene comunque tutti i passaggi. Oggi c'è il sole e la va così. Allora, ok, sì, dai, che ci vediamo bene. Dunque, una volta avviato il cerchio magico, lavoriamo 3 catenelle. 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, ora lavoriamo 3 punti alti. Uno, due e tre. Lavoriamo un altro punto alto che sarà il nostro punto alto centrale, sarà il centro del nostro alberello. Dopodiché di nuovo lavoriamo la parte speculare, quindi 4 punti alti. Uno, due tre e quattro. Ok, abbiamo lavorato il primo giro del nostro alberello. Le 3 catenelle di inizio giro fungono da punto alto, per cui abbiamo 4 punti alti da una parte, 4 punti alti dall'altra e in mezzo il punto alto funge da metà del lavoro. Stringiamo ora il filo del cerchio magico e procediamo con il secondo giro. Rieccomi pronta per iniziare il secondo giro dell'alberello. Ho aspettato una mezz'oretta circa finché il sole girasse un pochino e non desse così fastidio con i raggi, vi chiedo scusa per prima. Ok, iniziamo il secondo giro lavorando sempre 3 catenelle, 1, 2 e 3, e giriamo il lavoro. Lavoriamo in corrispondenza del primo punto alto, un punto alto, così abbiamo il nostro angolino. Dopodiché lavoriamo un punto alto sempre nel suo punto alto sottostante fino a raggiungere il punto alto centrale. Nel punto alto centrale lavoriamo 5 punti alti. 1, 2 3 4 e 5. E abbiamo così lavorato il modulo centrale del nostro alberello, che si ripeterà sempre a ogni nuovo giro. Ora per l'altra parte dell'alberello dobbiamo lavorare in modo speculare, quindi lavoriamo un punto alto in ogni punto sottostante e per il modulo angolare lavoriamo 2 punti alti nella terza catenella del primo giro. 1 e 2. E abbiamo così terminato anche il secondo giro. Una cosa, i moduli angolari di ogni giro, quindi l'andata e il ritorno, saranno sempre composti da 2 punti alti lavorati nello stesso punto sottostante o nella terza catenella di inizio giro precedente. Quando cominciamo un nuovo giro lavoriamo sempre 3 catenelle che fungono da punto alto e un punto alto. Nel giro di ritorno, quindi nel giro speculare, lavoreremo 2 punti alti nella terza catenella sottostante. Come i moduli angolari per ogni giro che lavoreremo saranno sempre gli stessi, anche il modulo centrale dei 5 punti alti rimane sempre uguale. Quindi voi nei prossimi giri, per esempio nel terzo giro che sarà identico al secondo, dovrete lavorare il gruppo di 5 punti alti
tutti nel terzo punto alto centrale del gruppetto sottostante, in modo tale che così il modulo centrale man mano si sviluppa giro per giro, ed è sempre quello. La lavorazione di questo alberello è davvero semplicissima. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ripetere gli stessi passaggi che abbiamo visto per questo secondo giro anche per i prossimi terzo, quarto, quinto e sesto giro. Quindi lavoriamo altri 4 giri identici al secondo e noi ci rivediamo alla fine del sesto giro. Bene, abbiamo così terminato il sesto giro, questo è il risultato. E ora per il settimo giro cominciamo a restringere, dobbiamo fare lo step successivo, praticamente la fronda, come si può dire, senza fare alcuna catenella, quindi giriamo il lavoro e nel primo punto alto che abbiamo, quindi da dove stiamo uscendo praticamente, facciamo un punto bassissimo, ci portiamo nel punto seguente, di nuovo facciamo un punto bassissimo. Perché? Perché dobbiamo camminare, come si dice, a suon di punti bassissimi fino al 12° punto alto. Dobbiamo contare 12 punti alti sottostanti, quindi ne abbiamo appena fatti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Da qui ora cominciamo a lavorare il settimo giro e iniziamo sempre con le 3 catenelle. Dopodiché punto alto nello stesso punto. Praticamente abbiamo lavorato un nuovo modulo angolare. E ora cosa facciamo? Come abbiamo visto per i giri precedenti, dobbiamo lavorare un punto alto in ciascun punto alto sottostante fino a raggiungere il centro dell'alberello, e al centro, quindi nel terzo punto alto del gruppo dei 5, lavoreremo un nuovo modulo centrale, che sono sempre 5 punti alti nello stesso punto. Quindi vi faccio rivedere, lavoriamo un punto alto in ogni punto alto sottostante. Siamo arrivati al terzo punto alto del gruppo dei 5 e in questo terzo punto alto lavoriamo il nuovo modulo centrale, che è formato sempre da 5 punti alti, tutti lavorati nello stesso punto. Dopodiché, per lavorare l'altra parte speculare, dobbiamo lavorare un punto alto in ogni punto alto sottostante per 7 volte, quindi dobbiamo lavorare 7 singoli punti alti, perché poi nell'ottavo punto alto lavoreremo il modulo angolare. 5 6 e 7. Nel punto alto successivo lavoriamo 2 punti alti che formano il nuovo angolo. E abbiamo così terminato il settimo giro. Per l'ottavo giro lavoriamo 3 catenelle e giriamo il lavoro. Filo sull'uncinetto, lavoriamo il solito punto alto nel punto alto sottostante, quindi lavoriamo il nostro modulino angolare. Dopodiché, come abbiamo lavorato per il settimo giro, lavoriamo semplicemente un punto alto in ogni punto alto sottostante fino a raggiungere il modulo centrale. Nel terzo punto alto dei 5 lavoriamo il nuovo modulo centrale, quindi sempre 5 punti alti, e poi per il giro di ritorno di nuovo un punto alto in ogni punto alto sottostante
sottostante e, come abbiamo visto per i primi 6 giri, lavoriamo 2 punti alti nella terza catenella di inizio giro sottostante. Ok, abbiamo terminato l'ottavo giro. Ora per il nono giro dobbiamo ripetere lo stesso passaggio che abbiamo visto qui per arrivare circa a metà del giro sottostante, perché dobbiamo fare una nuova fronda. Quindi di nuovo giriamo senza fare catenelle, ma lavoriamo di punti bassissimi. Dobbiamo fare la nostra passeggiatina, un punto bassissimo in ogni punto alto sottostante, e cominciamo da dove stiamo uscendo. Quindi primo punto bassissimo, ci spostiamo nel punto seguente, secondo punto bassissimo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo. Abbiamo lavorato 10 punti bassissimi e ora lavoriamo 3 catenelle per il nostro nono giro. Punto alto nel punto alto sottostante da cui stiamo uscendo, perché questo è praticamente il nuovo modulo angolare, e di nuovo un punto alto in ogni punto alto sottostante fino a raggiungere il modulo centrale, e nel terzo punto alto lavoreremo il nuovo gruppetto di 5 punti alti. 4 e 5. Abbiamo formato così il nostro nuovo centro. Ora per il giro di ritorno lavoreremo 4 punti alti, ciascuno nel proprio punto alto sottostante. Quindi 1, 2, 3 e 4. E nel quinto lavoriamo 2 punti alti, così da formare il nuovo angolo. E abbiamo così terminato il nono giro. Per il decimo giro alziamo sempre il lavoro di 3 catenelle, giriamo il lavoro, punto alto nel primo punto alto, e dobbiamo procedere semplicemente lavorando un punto alto in ogni punto alto sottostante. Nel terzo punto alto del gruppetto centrale lavoriamo i nuovi 5 punti alti, e per il giro di ritorno di nuovo un punto alto in ogni punto alto sottostante e 2 punti alti nella terza catenella di inizio giro. Ci vediamo alla fine del decimo giro. Bene, abbiamo terminato il nostro alberello e abbiamo così pronta la prima metà. Dobbiamo infatti lavorarne 2 identiche. Quindi ora tutto ciò che dobbiamo fare sarà di cucire lungo tutto il bordo, lungo tutto il perimetro, il nostro alberello, lasciando aperta la parte inferiore, praticamente la base, perché poi qui all'interno dobbiamo infilare l'imbottitura, il capoc.
Ed ecco terminato l'alberello di Natale, il segnaposto. Ovviamente potete decorarlo come più preferite. Io ho applicato questo fiocchettino di spago, però si possono anche incollare dei bottoni colorati, si possono inserire dei fiocchetti, delle coccardine, si può decorare in tanti modi diversi. Io spero che questo progettino di Natale vi sia piaciuto, vi ringrazio tantissimo per essere stati in mia compagnia anche oggi, vi mando un grosso abbraccio e vi aspetto alla prossima. Ciao!